Buongiorno a tutti, anche io unisco i miei saluti ai relatori, alla famiglia Ciangiulli, ai rappresentanti istituzionali che sono qui, a cominciare dai sindaci, e soprattutto alle tante persone che oggi parteciperanno all'intera giornata a questo corso davvero importante, perché sappiamo che la normativa prevede l'obbligatorietà del BIM a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Sappiamo, ci saranno gli altri, i tecnici che parleranno nel merito dopo di me, ma che dal 2020 scatterà l'obbligo anche per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro, mentre quello per tutti i nuovi progetti entrerà in vigore dal 2025 e quindi è un crescendo sull'impegno che dobbiamo mettere in campo e sicuramente questo si collega alle cose che sono state dette anche degli ordini che diventa indispensabile adottare un piano di formazione del personale, perché un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software e anche un atto organizzativo che definisca il processo di controllo e di gestione e i responsabili della gestione dei dati. Per quello che mi riguarda, mi permettete però di dire che il convegno di oggi acquista per tanti di noi, per me in maniera particolare, una rilevanza importante perché ci dà occasione di usufruire di questa straordinaria sede, l'H Software, che è stata inaugurata qualche anno fa. Qui si sono fatti importanti incontri. L'intera struttura dal lustro a un'azienda che è un fiore all'occhiello delle aree interne campane nel mondo. Ed è, mi permettete di dirlo, sono qui a casa mia, visto che sono a 2 passi da qui, ma questa idea lungimirante, imprenditoriale di 2 persone, i fratelli Guido e Antonio Ciangiullo, di questo territorio, è davvero straordinaria perché avendo saputo innovare la tecnologia informatica a servizio dei professionisti del settore edile, anche in materia di certificazione energetica degli edifici e di costruzioni antisismiche, hanno coniugato il successo sul mercato con un'elevata attenzione per il territorio, il benessere ambientale e la qualità della vita lavorativa. Quindi questa è un'azienda irpina e allo stesso tempo è un'azienda internazionale che opera nelle politiche strategiche europee. E quindi davvero è anche con molto orgoglio, insomma, che qui in questo territorio interno noi possiamo dire che ci sono straordinarie eccellenze della regione Campania, dell'Europa e del mondo. Ma io brevemente, non voglio prendere altro tempo, ma insomma mi vorrei riprendere uno spunto anche sul tema del giorno. La carenza di risorse e la necessità di garantire la massima trasparenza, efficienza ed efficacia nella realizzazione, nella gestione delle infrastrutture pubbliche ha spinto il mondo che si occupa di queste problematiche a darsi delle regole, ma soprattutto a trovare strumenti che possono aiutare tutta la filiera, dall'idea progettuale sulla realizzazione e gestione a meglio gestire tutti i processi decisionali ed operativi. In questo devo dire che la Campania è leader, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e mondiale, grazie alle competenze. Non è un caso, l'ho accennato prima facendo i complimenti ai fratelli Ciangiunti e all'H, ma l'H Software è nata in Campania ed è una realtà che è invidiata appunto da tutti nel mondo in questo settore. E qui io devo anche dire che dopo il terremoto dell'80, perché è da 30 anni che questa azienda è sorta, tra l'altro Guido ha fatto il geometra a Lioni, quindi è sorta, ha saputo rialzare la testa, ha
saputo rialzare la testa. E grazie a questo territorio, insomma, ha saputo rialzare la testa e connettersi. Oggi sarà infatti una scuola, saluto Beniamino, che farà da apripista in questo modello operativo. E lo ascolteremo dai protagonisti del progetto, ma la scuola è la scuola di Montemarano e quindi anche questo è un importante impegno. Noi oggi siamo qui, ma dopo di me sicuramente fra poco arriverà il presidente De Luca, che ha creduto e crede fortemente che questa sfida va accolta, lo dirà meglio di me, dirà esattamente la regione quali impegni ha assunto, quali intende assumere, quali risorse economiche ha messo in campo. E quindi io naturalmente credo che è possibile con questo convegno, noi dimostreremo ancora una volta che ci sono tutti i presupposti per poter svoltare. Perché siamo in grado e abbiamo le competenze, se ci impegniamo, per dare una chiave di svolta su un settore anche che ha vissuto, non lo dice, lo diciamo, lo sappiamo tutti, un momento molto complicato, molto difficile, e quindi bisogna ripartire anche da questo e si può ripartire con il massimo delle competenze, dell'innovazione e della professionalità. Grazie.